Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo più. Inganneremo il tempo ed il dolore, sia l'estate che l'inverno. E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi. E fermeremo il mondo ogni volta che vuoi, yeah. Perché non so che dire quando mi guardi così. Non riesco mai a finire un discorso senza errori. Perché mi fai impazzire quando mi guardi così. Mi sembra di capire che voglio solo te. Nuova stagione del Teatro San Nazaro all'insegna del grande teatro popolare partenopeo. Il nostro teatro è da sempre considerato una culla di talenti napoletani all'insegna del vernacolo, di tutto quello che in qualche modo c'è da promuovere e da vedere nella nostra splendida città. Autori straordinari, grandi ritorni, grandi artisti, tutti uniti con un unico filo conduttore che è la nostra città, Napoli. Napoli con tutte le sue contraddizioni, con le voci, con i suoni e con il cuore dei grandi artisti, Leopoldo Mastelloni che oltre a essere protagonista di un grande ritorno che è Annella di Porta Capuana, uno spettacolo che nelle passate stagioni ha riscosso grande successo, porterà in scena un testo inedito nuovo, Cabala. Sempre con i suoi amati autori, Padroni Griffi, Viviani, Edoardo De Filippo, in una sintesi del suo percorso teatrale. Ed ancora Edoardo Tartaglia, straordinario autore contemporaneo, con Veronica Mazza, Massimo Di Matteo, Nunzia Schiano, porteranno in scena Chi arde per amore si scotta e suda. Ci sarà ancora un omaggio alla città ad opera di Giuliana Desio. Giuliana Desio con uno spettacolo dedicato proprio a Napoli, in fabula per incantarci in un percorso particolarissimo. Ed ancora un attesissimo ritorno, ce l'hanno chiesto e noi siamo qui pronti a mettere in scena ancora una volta La festa di Montevergine di Raffaele Viviani. 40 attori in palcoscenico, un allestimento innovativo. Perché? Perché ci sono degli spettacoli che sono diventati dei cult e che in qualche modo a nostro avviso vanno riproposti per i napoletani, per i turisti, per coloro i quali vogliono incontrare la nostra straordinaria cultura. Ed ancora a Natale il Café Chantant che torna questa volta in una veste nuova per permettere agli spettatori di coinvolgersi e ballare, cantare con noi in atmosfere diverse. Noi siamo quelli che trasformano il teatro, che in qualche modo tolgono di mezzo le convenzioni, per cui la nostra platea diventerà questa volta una pista da ballo anni 60. Colori divertimento, vi aspettiamo tutti. Ed ancora Veronica Mazza con uno spettacolo nuovo che porta anche la sua regia, 27 verticali. Ci sarà un omaggio ai 25 anni dalla scomparsa di Gaetano Di Maio per Mezzio Gaetano, l'autore storico della compagnia di mia nonna Luisa Conte, con Gennaro Belvedere, testimone cieco, con Oscar Di Maio, fortemente voluto dal professore Ernesto Palozzi, suo nipote, che organizzerà con noi un galà in suo onore. Ed ancora andremo avanti perdonatemi, devo leggere perché sono veramente tantissimi gli spettacoli. Benedetto Casillo con un classico della comicità napoletana che è Caviale e lenticchie da Scarnecchia e Tarabusi, Taranto con la sua regia e con la sua splendida compagnia. Ci sarà anche una sezione dedicata al teatro Circo in Teatro con il Circo degli Incornati da Appetito, con un allestimento particolarissimo e coinvolgente. Ed ancora Ivan Dalia, secondo finalista di Italia's Got Talent per una sezione musica, pianista cieco, perché dice io sono cieco, non vedente, un uomo di straordinaria ironia, per coinvolgerci in un turbiglione di emozioni. Ed ancora per la sezione musica Ciccio Merolla in solo suono, alla ricerca del suono perfetto. Vi aspettiamo tutti. Prova, ci siamo? Che devo fare? E che devo fare? Ah, innanzitutto avessimo la stupa la mise.
Allora siamo qui a San Nazaro per presentare lo spettacolo che porterò in scena questa nuova stagione. Si tratta di Caviale e Lenticchie, che è stato un grande successone dell'immenso Nino Taranto. E così, senza che vi spieghi di che si tratta, basta venire a vedere e uno capisce. È uno spettacolo di tradizione, perché la tradizione è una cosa sana, è una cosa seria. Vi aspettiamo in tantissimi. Ciao ciao! Gianni, ciao, ti volevo dire che noi abbiamo trovato casa. Sì, io e Edoardo Tartaglia siamo qui al San Nazaro e ci servono per tutto l'anno con due spettacoli. Uno che mi vede come mattatrice e parla di donne, si chiamerà 27 verticali, scritto da me. Certo, con Edoardo Tartaglia che mi gira attorno per casa, sicuramente ci sarà anche il suo zampino. Ma questa volta mi metto, diciamo, in bocca parole inventate da me, mi prendo la responsabilità di quello che dico e parlerò della difficoltà di essere donna in questo momento storico e di tenere una schiena diritta, come solo un 27 verticale ci può spiegare. Voi venite sotto Natale in teatro e ve lo spiega al San Nazaro. E poi torno, sempre con Edoardo Tartaglia, con la sua straordinaria scrittura comica, in un testo che ha fatto epoca e che si chiama Chi arde per amor si scotta e suda. È una farsa in cui tutti i generi della tradizione napoletana vengono presi e rimescolati come un grande cocktail di comicità. Con noi ci sarà il meglio della generazione di attori comici: Massimo De Matteo, Angela De Matteo, Francesco Procopio, Giovanni Allocca, forse Stefano Sarcinelli, con la regia di Edoardo Tartaglia, e ci sarò io, Veronica Mazza. Perché? Per farvi ridere con i meccanismi teatrali. Dove? Al San Nazaro. Ui, Giovanni, ci ha rubato un microfono a mano a Massa, loro mi voleva, è geloso che faccio l'intervista. Ma me ne già fui perché tengo 7 cani, la c'era a mangiare, se non torni a casa non mangiano. Chissà cosa Nazaro Marone, compariamente, tutti amici, tutti i fratelli, si ritorna alla tradizione. E infatti vi saluto con il mio saluto di tradizione. 8 si dice 90, un cafone, va saluto a tutto quanto, stavo di bene.